Ma non è droga. Questa non è droga. YouTube, non demonetizzare questo video. E niente, sono un misto tra Giovanni Muciaccia e Benedetta Parodi. Ti prego, L'Oreal, non odiarmi. E ciao a tutti ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia, questo è Senza Trucco, che vuol dire senza segreti, e oggi in particolare. Quello è Trucchino, la nostra mascotte, e oggi facciamo una cosa che volevo fare da troppo tempo. L'altro giorno ho fatto la recensione di questo shampoo, vabbè, balsamo, di Elvive, che è il Wonder Water 8 secondi Dream Long, qualsiasi cosa di L'Oreal, che ha buon inci, davvero buon inci. E l'ho provato, mi è piaciuto un sacco e avevo voglia di ricrearlo in casa. Ti prego, L'Oreal, non odiarmi. Madre, perdonami, porno vita loca. Per chi non lo sapesse, io ho cominciato nel mio canale realizzando cosmetici in casa, quindi facendo shampoo, creme viso, balsamo, make-up, tinte labbra. Quindi sono in grado, leggendo l'inci, di capire su per giù e guardando un prodotto come potrebbe essere fatto, non per tutti. E questo mi è sembrato davvero semplice e lo faremo in due versioni, sia per chi non ha mai fatto nulla in casa, sia per gli spignattatori dotati di disturbo ossessivo compulsivo. Non sto scherzando, ovviamente è invece un procedimento fatto un po' in maniera più complessa, ma è facilissimo, soltanto dovete avere gli ingredienti, ecco. Quindi io direi di cominciare subito con la versione per principianti. Vi occorrono uno, due, tipo tre ingredienti. Prima di cominciare, passiamo velocemente in rassegna questo prodotto per l'ennesima volta. Come vi dicevo, è un balsamo liquido che si applica e istantaneamente, dopo 8 secondi, liscia e districa il capello. Non ci sono oli, non ci sono burri, non ci sono cere emulsionanti, non c'è niente di tutto ciò. Ma quello che c'è è acqua, cioè veramente la prima cosa è un solubilizzante che si chiama glicole propilenico, che noi non metteremo. Poi c'è un alcol che penso serva insieme al primo anche a solubilizzare la fragranza, e poi ci sono delle sostanze che ci interessano, dei districanti liquidi e delle proteine del grano, che è la fitocheratina, quindi la cheratina vegetale. E poi c'è, basta, praticamente questo. Per la versione semplice, che metteremo anche in uno spruzzino e che vi dico già potrete utilizzare anche dopo aver fatto lo shampoo come leave-in per pettinare un po' meglio i capelli, utilizzeremo dell'acqua distillata e dell'inulina. Questa la trovate anche su Amazon, praticamente tipo anche un integratore, cioè una cosa completamente naturale che serve a districare i capelli, e ne basta una goccia, veramente pochissima. Poi se volete potete aggiungere anche del gel di aloe vera, io metterò un'altra cosa, e due gocce di olio essenziale, fine, stop. Questa è la versione semplice. Quindi prendete un beaker o un contenitore graduato, è una bilancia di precisione digitale e va bene anche quella per la cucina. Io sto utilizzando quella tipo per il gioielliere o per gli spacciatori di droga, che è quello per cui molte persone mi hanno scambiato negli anni, ma è più che lecito, è più che normale. Funziona ancora bene, tipo non la uso da mezzo anno. E quindi quello che vado a fare, ne facciamo 100 grammi, quella che vedete in sovraimpressione è la ricetta per 100 grammi. E niente, sono un misto tra Giovanni Muciaccia e Benedetta Parodi. Questa è l'inulina, è una polvere bianca e mi raccomando, genitori che state guardando, vostro figlio non sta imparando come fare sostanze stupefacenti. E ne pesate 2 grammi. Aggiungo un po' d'acqua, questa è acqua distillata, cioè quella per il ferro da stiro, io l'ho messa qua per comodità perché avevo il bidone da 5 litri. Mescolate per bene e si scioglie subito. Già fatto, cioè completamente solubile, naturale. Abbiamo già finito, eh? Aggiungo anche un po' di gel di aloe vera, questa la trovate al supermercato o in erboristeria. L'importante è che ci sia scritto almeno 98% gel di aloe vera, così è praticamente puro. E gliene metto un grammo.
L'aloe vera sui capelli li idrata e li ammorbidisce tantissimo. In teoria andrebbe misurato il pH, saltiamo questo discorso per la versione complicata, ma siccome non potete farlo, per renderlo adatto a districare, a lucidare i capelli, aggiungete 3 gocce di olio essenziale di un agrume. Io in questo caso sto inserendo olio essenziale di limone, proprio qualche goccia, perché sono ideali per lucidare il capello e per districarlo. Ovviamente andrà agitato perché l'olio nell'acqua galleggia, quindi sarà anche profumato naturalmente. E questo è quanto, è finito, non mettete conservante perché non penso che ce l'abbiate, e ovviamente massimo 3-5 giorni in frigo e va buttato. Questo si usa 20-40 ml ad applicazione, se voi ne fate 100 sicuramente sono almeno un paio di applicazioni abbondanti, quindi questo è pronto e lo conservo perché ora li andiamo a provare, devo fare lo shampoo. È profumatissimo, sono troppo curiosa di vedere come funziona. Eventualmente potete aumentare un po' l'inulina, tanto è un prodotto a risciacquo. Cercate di stare più attenti. Vi sto ricordando che il contenitore è da 80 ml. Perché? Perché vendete contenitori da 80 ml? Che misura è? Che misura è? Andiamo adesso alla versione per spignattatori, cioè per gente esperta, e non è difficile, servono ovviamente soltanto più ingredienti, quindi se non ce li avete fate quella semplice, altrimenti vi do qualche indicazione strada facendo, oppure vediamo di scrivere qualcosa nel box informazioni per essere più precisi. E quindi quello che vi serve è sempre acqua distillata, io in più utilizzerò un idrolato, questo è idrolato di camomilla perché ho i capelli biondi, mi piace, un buon profumo, insomma lo adoro. Poi utilizzerò sempre un po' di inulina, questa polverina magica, non è droga, un ingrediente presente nell'originale che è il cetrimonium cloride, è un liquido viscoso che è districante, che serve a sciogliere i nodi, che è condizionante per i capelli, che ha anche funzioni antimicrobiche, insomma, ma ha buon inci. Quindi questo vi consiglio di averlo perché è proprio presente nell'originale. Altro ingrediente presente nell'originale sono le proteine del grano, la fitocheratina, quella che vi dicevo poco fa, che ha proprio un effetto ristrutturante per il capello, è l'unico attivo di questo balsamo. E poi io inserisco anche un po' di pantenolo, che è la provitamina B5, questo eventualmente può essere sostituito, anche se non è la stessa cosa, con un po' di gel di aloe vera. Metterò anche il gel di aloe vera mentre ce l'ho, perché no, lo faccio ricco. E poi una fragranza, un olio essenziale per lucidare il capello e renderlo più pregiato e un po' di conservante. Cioè, il procedimento è semplicissimo, è mescolare le cose in un beaker, è semplicissimo, e cominciamo sempre dall'inulina. L'inulina andrebbe sciolta in acqua calda, ma siccome già qui fa molto caldo e a temperatura ambiente ci sono già tipo qua 25 gradi, non la sto scaldando per questo. Se lo fate d'inverno scaldate un po' l'acqua, basta che sia tiepida e si scioglie, ma se comprate l'inulina su Amazon sicuramente è già resa ancora più solubile, quindi si scioglierà. In realtà io ne sto facendo 300 ml, però vi do la ricetta per 100 grammi. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato di mettere, che c'è anche nell'originale, è una gomma guar, che non sto bestemmiando, ma si chiama guar idroxipropil trimonium cloride, che viene utilizzata negli shampoo, ma si mette una percentuale piccolissima, tipo lo 0,2%, ed è questo che metterò, e me l'ero dimenticata di dirvelo, ma anche questa è presente nell'originale, quindi un ottimo districante, cioè questo verrà ancora più districante dell'originale perché io in più sto aggiungendo l'inulina, quindi le metto 0,2 grammi, anche questa è una polvere bianca, ma non è droga. Questa non è droga. YouTube, non demonetizzare questo video. Ragazzi, questo vi districa i capelli che non ne avete idea. Lo prendo da sto lato perché... ah, si è spenta! Ok. Per prima cosa metto l'acqua di camomilla, potete anche farlo tutto con un idrolato di camomilla, di rosa, di malva o anche con acqua semplice. Io faccio metà e metà. Mescolate per bene e già il liquido con questa gomma viene super viscoso, tipo l'originale. Adesso aggiungo il resto di acqua. E come vi ripeto, questa è acqua distillata. E mescolo per bene. Poi prendo un bicchierino di vetro per pesare il resto degli ingredienti, così poi li metto tutti insieme e non ne spreco nemmeno una goccia. Sono il cetrimonium cloride e lo inserisco nella mia
formula nel mio pentolone e mescolo. Poi adesso peso gli attivi, che sono le proteine del grano, e il pantenolo, cioè la provitamina B5, e il gel di aloe vera, cioè questa cosa verrà una bomba. Quindi pesiamo provitamina B5. Sapete Pantene, la provitamina B5? Eccola, ecco la provitamina B5. E io gliela calo all'1%. Proteine del grano. Agitiamo un po', mescoliamo un po', anche queste all'1%, crepi l'avarizia. Gel di aloe vera, così arricchiamo ancora di più questa formula, anche questo all'1%, non dobbiamo appesantire, comunque ripeto, è un prodotto a risciacquo. Qua stesso aggiungiamo fragranza ed olio essenziale. Dovete sapere che il segreto per il balsamo è che è pieno zeppo di fragranza, specialmente quelli delle grandi marche hanno fragranze di qualità in grandi quantità, che è anche una delle motivazioni per le quali costano un po' di più. E infatti troviamo la fragranza, vi dico subito dove, praticamente è dopo l'acqua nell'Inci, cioè tutto profumo. Infatti vi ho detto che i miei capelli hanno profumato fino al giorno dopo, incredibile. Quindi io qua ho 10 ml di fragranza e glieli metto tutti. Ho scelto una fragranza vaniglia e mandarino, e poi metterò anche un paio di gocce di olio essenziale di limone per lucidare i capelli. Metto tutta la fragranza. Ah no, vabbè. Sì, però se non glielo levo io qua faccio notte. 6.5 hours later. Vi rendete conto? Così si fanno le cose profumate. E anche un po' di olio essenziale. Cioè questa cosa profuma una bomba. Mescolo e metto tutto qua dentro. No ragazzi, cioè questa è scienza. Questa è scienza. Non potete capire, non potete capire il profumo, non potete capire il profumo. Questo è fondamentale, senza conservante non dura. Non dura in Honduras. Questa è una cosa che mi ha lasciato Nicolas. Giro, giro, giro e aggiungo. Ma poi un colore fighissimo. Io ho preso questo contenitore per imitare quello, malamente, quello di L'Oreal, però cioè non... era più bello vederlo, secondo me. Poi fa. E adesso una cosa fondamentale è la misurazione del pH. Il pH c'è dove c'è dell'acqua, quindi il pH per i capelli è un pH acido. Vediamo con le nostre fragranze scelte appositamente com'è. Qua praticamente troviamo le cartine di misurazione e qua tutti i vari range di pH. Il colore dovrà essere tra l'arancione e il giallo. Immergiamo la cartina. 1, 2, 3. Giallo come un limone. Allora, il pH potrebbe anche andare bene, ma non è proprio l'ideale per i capelli. Quindi per rendere questo prodotto più districante e più lucidante possibile per i capelli, lo dobbiamo un po' abbassare. Dobbiamo arrivare a 4,5. Io di solito uso l'acido lattico, ma siccome non ce l'ho, l'ho finito, utilizzerò qualche goccia di aceto di mele, che ha un odore un po' meno forte, però con tutta sta fragranza si dovrebbe sentire proprio. Ne metto qualche goccia, mescoliamo e rimisuro il pH. Ed ecco fatto, per magia, come vedete la cartina è diventata arancione, che corrisponde perfettamente al pH giusto, compreso tra 4 e 5 e 5. Niente, quindi non mi resta altro che provarli entrambi. Proverò da una parte di ciocca questo e dall'altra quest'altro, vi faccio vedere com'è il risultato. Allora, roba da matti, sto facendo la doccia truccata e con le lenti a contatto, quindi in questo momento ho solo lavato i capelli e sto tentando di dividerli in due parti, ma sono le liane di cui vi ho sempre parlato. Comincio con la versione per principianti e la metto nel lato sinistro. Agitiamo perché c'è l'olio. Questo verrà applicato un po' maluccio. Mettiamo il nostro liquido. Ok. Comunque ho sbagliato, era da 60 ml, non da 80, quindi diciamo che se ne applico già un po' meno di metà. È una dose circa come quello di Viv. E adesso lui, agito bene. Cioè sono troppo iper mega stra curiosa. Che sembrava aranciata.
Vabbè, già è un'altra sensazione. Pettiniamo. Qua non ho districato bene, questo va bene soprattutto dopo, quando si asciuga. Ho fatto una cosa del genere un po' di anni fa, però attenzione, attenzione perché va un po' meglio. No, non c'è male, per essere una versione acqua e urina, cioè non c'è male. Vediamo l'altro. No vabbè raga. Ah, questo qua non gliel'ho messo, mi sa che ho saltato qualcosa, perché scivola troppo bene, tranne in quel... Cioè, proprio si vede già, occhio, vediamo. No. No, ragazzi, senza parole. Ragazzi, l'ho fatto io in 5 minuti. Io non ho parole. Adesso risciacquo e vediamo. Sì, cioè il lato mio destro. Vediamo l'altro. Un po' di meno, ma ragazzi, è normale. Sentite il rumore? Forse ho esagerato. Sto per andare a dormire e vi giuro che non si capisce la differenza tra qual è il lato con la copia, diciamo, più simile del prodotto e qual è quello per principianti. Questo è il lato per principianti. Questo è l'altro lato. Cioè, io non ho parole. Sarà che sicuramente ho i capelli lisci, però sono pieni proprio. Questo lato ovviamente non profuma. Questo fa un profumo. Sono appiccicosi, non sono appesantiti. Cioè, io sono scioccata. Vi prego, fatemelo sapere anche voi come vi sembrano. Se lo fate, fatemelo sapere. E ovviamente niente, ogni tanto bisogna tornare a spugnattare.